una bella notizia, stamani ho avuto modo di avere contatto e il vaccino italiano Reiteda passa nella sua sperimentazione da Pisa. Dopo la sperimentazione dei monoclonali, Pisa viene scelta anche come luogo per la seconda e terza fase di sperimentazione del vaccino cosiddetto italiano Reitera. Prodotto a Castel Romano, a sud di Roma, ha iniziato la fase 1 il 24 agosto 2020 e, se tutto andrà bene, dovrebbe essere disponibile la prossima estate con circa 100 milioni di dosi all'anno. Lo studio verrà condotto all'interno del Dipartimento di Area Medica e Oncologica dell'azienda ospedaliera pisana, unico centro toscano dei 26 identificati a livello nazionale. Intanto l'anello debole del piano vaccinale toscano rimangono gli over 80, solo il 28% di loro è stato vaccinato a fronte del 48-54% di molte altre regioni. Stamani ho parlato con i rappresentanti dei medici di famiglia, mi hanno garantito la somministrazione secondo i canoni che abbiamo già più volte detto di 46.000 vaccini agli over 80 da oggi a domenica. Il peccato originale è stato aver scelto di vaccinare per primi tutti i sanitari, anche gli amministrativi e chi è sì sanitario ma non vede mai un paziente Covid, senza distinzione. Ora, sempre che le dosi Pfizer promesse arrivino, l'accelerata. Tutti gli over 80 verranno vaccinati entro il 25 aprile con la prima dose. Anche la protezione civile potrebbe intervenire per portare gli anziani dal medico e sono 2.500 i medici di famiglia a cui è stato chiesto di aprire gli ambulatori anche nel weekend di Pasqua. In una corsa contro il tempo, l'età media dei decessi giornalieri riguarda sempre e soprattutto loro.